Allo Stadio Bozzi le due strade si incontrano Fiorentina e Sampdoria per la terza giornata di ritorno del campionato allievi nazionali. Fiorentina che deve vincere per riavvicinarsi al terzo posto occupato in questo momento dal Torino. A cominciare bene però è la Samp che dopo un quarto d'ora si rende subito pericolosa con Vrioni che stacca di testa, bravissimo Saterino a respingere. Un minuto più tardi è Perri che cerca la porta da distanza ma non la inquadra di un soffio. Al ventesimo si scrive la partita anche la Fiorentina, a caso salta tutta la difesa avversaria e calcia ma non inquadra lo specchio. 5 minuti più tardi è il turno di Trovato che dalla destra rientra sul mancino e calcia, bravissimo Cavagnaro a mettere in angolo dal quale corner e Akamadu a rendersi pericoloso ma libera in qualche modo la difesa blu cerchiata. Torna in avanti alla mezz'ora la formazione ospite, stavolta è Tessiore che impensierisce Stalino ma che ancora una volta è bravissimo a respingere. Al 35esimo ancora in avanti la Viola recupera un pallone Tacconi che serve Caso che calcia col destro ma manda alto con le mani di Lorenzo Agostini. Passiamo alla ripresa che inizia malissimo per i Viola che dopo appena 2 minuti sono costretti a capitolare, bravissimo Vrioni a saltare secco Benedetti e poi a depositare in rete superando l'incolpevole Satalino che potremmo riapprezzare nel replay la pregevole giocata con cui Vrioni si libera di Benedetti e poi va a segnare. La Fiorentina non esita a reagire, dopo appena 2 minuti si ributta in avanti e Benedetti a staccare di testa su angolo ma la palla finisce alta, ancora Vrioni in avanti, stavolta è Caso che si libera sulla sinistra rientrando sul destro ma manda però il pallone alto. Al 20° minuto entra in campo Bozzi e non sarà un dettaglio da poco, continua intanto la pressione di Viola che si concretizza con questa conclusione dalla distanza di Akamado che però c'entra la base del palo. Poi Maestro prova a continuare l'azione ma viene contratto bene dai difensori della Samp, Samp che si ributta in avanti, Bozzi si lancia verso l'area di rigore della Viola ma è bravissimo Satalino a chiudergli lo specchio in uscita. La Fiorentina sfrutta questo errore della Samp e la punisce poco dopo e Akamado a ribattere in rete. Dopo la respinta di Cavagnaro, dopo la conclusione di Maestro, qui riapprezzeremo il gol nel replay. Cavagnaro che si farà male in questa occasione nel contrasto con Akamado e verrà sostituito dal numero 12 Piccardo. La Fiorentina ora ovviamente vuole vincere, Akamado va infatti a recuperare il pallone dalla rete per riportarlo a centrocampo, ma da questo momento sarà solo Samp. Alla mezz'ora è Giachi a provarci, ma la sua conclusione finisce alta. 5 minuti al termine ci prova anche Bozzi che in area di rigore controlla col mancino e calcia col destro, ma strozza troppo la conclusione. Sono queste però le prove generali per quanto accadrà. 3 minuti più tardi, infatti, Bozzi a segnare il gol vittoria, il gol decisivo, grande esultanza sia sugli spalti che in campo. Un gol importantissimo che vale una vittoria impronosticabile prima della gara. Che porta 3 punti fondamentali ai blu cerchiati. Finisce dunque così. Abbiamo sentito nel dopogara l'allenatore della Sampedone. Si guarda anche la prestazione, devo dire anche l'atteggiamento, la voglia di imporsi, la voglia di imporre il gioco, di farsi vedere, di proporsi è stata ottima. E poi il risultato è stata una conseguenza anche dell'atteggiamento che abbiamo avuto contro una squadra che sta facendo molto bene, che ha ragazzi, devo dire, molto interessanti. Per quanto riguarda gli altri risultati, successo esterno del Torino sul campo di La Spezia, continua la marcia trionfale della Juventus che batte anche il Parma, continua però anche l'inseguimento dell'Empoli, vincono infatti gli azzurri sul campo di Trapani, pareggia reti bianche fra Vicenza e Provercelli. Per quanto riguarda la classifica, sempre al comando la Juventus con 38 punti, con 4 lunghezze di vantaggio sul l'Empoli, Fiorentina che è ancora al quarto posto, a 4 punti di distanza dal terzo, Livorno sempre in fondo alla graduatoria con 5 punti.